Sara Tommasi riparte dall'amore e in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera parla degli errori commessi. Ho ripreso la mia cura da 2 settimane, dice, l'avevo interrotta nei mesi scorsi. Per noi bipolari non è facile reinserirsi nella vita normale e la mia era un po' movimentata. Con Andrea Di Pre ammette, è stata una sbandata, ci siamo lasciati 3 settimane fa, i miei non lo accettavano e minacciavano di denunciarlo. La showgirl afferma anche che il suo sogno quando frequentava la Bocconi in Milano è sempre stato quello di diventare famosa nel mondo dello spettacolo. Se avessi una bacchetta magica, dichiara, cancellerei tutto, compreso il calendario di Max, perché mi ha precluso altre carriere. L'isola dei famosi però la terrei. Quando mi hanno detto che avrei partecipato, ricorda, è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Ora la Tommasi sta cercando di rimettere insieme la sua vita, di rimediare agli errori commessi e per fare ciò conta molto sui suoi affetti più cari e su un nuovo amore che a quanto pare le sta regalando una serenità tutta nuova. C'è una persona che mi aspetta, confessa, nonostante Di Pre e mi ha perdonato, mi sta offrendo un futuro e con lui mi sento tranquilla.